Michele Bravi, Federica Abate, ma che bella canzone che avete fatto per questo film. Grazie. No, siamo contenti che ti piaccia. Per me è stato bellissimo perché l'abbiamo fatta insieme e poi cioè, essere chiamati dalla Disney a fare una colonna sonora è un po' un sogno, no? Di quando uno è bambino, no? Tutte le colonne sonore della Disney che se le canta e adesso qualcuno le canterà a quanto pare, quindi bellissimo, no? Grazie. Michele. Beh, guarda, io mi era capitato già di lavorare con Disney per tutto il mondo di Coco, però questa volta insomma è anche la nostra penna ad essere chiamata e quindi poter mettere proprio effettivamente la propria creatività su tutto l'immaginario Disney è incredibile. Senti, in conferenza stampa hai detto una cosa bellissima, hai detto se io da ragazzo, da bambino, insomma, avessi visto questo film mi sarei sentito meno solo. Ci racconti perché? Ti racconto perché? Perché tutto viene raccontato con grande naturalezza, il senso della solitudine, il senso dell'inclusione, il senso dell'unicità. Ecco, il senso dell'unicità viene raccontato con grande naturalezza, con grande tenerezza, con grande accoglienza da parte della famiglia e quella cosa, insomma, mi avrebbe in qualche modo aiutato a ritrovarmi rappresentato in uno schermo ed è tanto importante che ci sia un contenuto del genere oggi. C'è un grande feeling tra di voi, avete collaborato spesso, insomma vi siete esibiti insieme, che cosa vi lega? L'amicizia è semplice, è molto onesto, è quello, è nata poi una bellissima amicizia. Ovviamente la musica è corredo, perché quando condividi una passione l'amicizia è ancora più forte, no? E quindi sicuramente la musica fa anche da colonna sonora della nostra amicizia. Noi spoileriamo, però diciamo che c'è un colpo di scena finale nel film e più che un colpo di scena io direi un cambio di punto di vista, no? Impariamo a considerare delle cose diverse. È un film senza cattivi questo, è un film dove soltanto le scelte importanti hanno un peso e in questo film vengono fatte tante scelte importanti rispetto al nostro mondo, rispetto a chi siamo, rispetto al rapporto con la famiglia e quindi buona visione a tutti e divertitevi perché è un grande film d'avventura. Buona visione a voi. Grazie.